C'è una bella soddisfazione, insomma, questa cerimonia di premiazione, sia per voi la presenza numerosa, sia per la società a raccogliere il premio. Infatti la cosa più significativa è stata rappresentata dalle presenze. I primi che abbiamo assegnato erano oltre 100 e quasi tutte le società premiate erano presenti, e anche questo è un segno di speranza in un momento di estrema difficoltà che attraversa un po' l'Italia in generale e anche il calcio in particolare. Lo prendiamo non solo come un atto festoso di chiusura di una stagione, ma anche come una speranza per la stagione nuova che già si è avviata. Io credo che la passione dei dirigenti sia il patrimonio della Lega Dilettanti, e quindi finché ci saranno soggetti così, io so, ho visto l'Urbino che praticamente calcisticamente è scomparso, per dire degli elementi, una signora di Fermignano che è dietro a una società di settore giovanile che però non può fare domanda di ripescaggio perché non ha ancora 3 anni di attività. Insomma, sono tutte riflessioni e considerazioni che mi porto dentro sul valore, la responsabilità anche di portare avanti un movimento che non è solo chiaramente sportivo, ma prima ancora educativo e sociale come il calcio.